Buon pomeriggio da Francesco in Franca, da Massimo Lombardi. Ben Salve a ritrovati tutti. al salotto dell'addì, o meglio, consueto appuntamento settimanale con il venerdì dei dilettanti. Ovviamente dilettanti in senso lato, perché Massimo è solo uno status, visto che ci sono tante realtà, piccole e grandi, nobili e decadute, società che invece vogliono affermarsi, Investimenti importanti. che di dilettantisti hanno solo lo status ai sensi della legge 91, ma che sono più professionisti o professionisti tanto quanto quelli che fanno la C, la D, addirittura la Serie A. Sicuramente, no, Francesca ha detto tutto giusto. Sono tante realtà importanti che hanno fatto calcio in tempi che furono, quindi vogliono ritornare un'altra volta nelle categorie che praticamente Competono. gli competono, quindi Casertana, Sorrento, Barletta, Brindisi, Diciamo che Cinecittà. i tre gironi di interregionale. I tre gironi di Serie D sono caratterizzati da tante campane. Il girone, quello siculo, ormai inutile, Catania sta il Catania ormai vincolando. l'ha stracciato, però ci sono due società che sono impegnate in piena zona playout, l'Aversa e la Marignanese. La Marignanese, ahimè, occupa l'ultimo posto in classifica, l'Aversa invece lotta per un posto nei playout. Però è indubbio che questo è il girone siculo e limitativo. È ovvio che questo era, è stato, e ringraziando il cielo, l'ultimo anno, perché poi tornano tre professionisti, la stagione del Catania è tanto di cappello, insomma. Programmazione, investimenti, cioè solo prestati alla Serie D. Il Catania era un Vantaggio. anno di transizione, no? Come il Parma della Volpi, una volta, no? Quindi sono società che hanno fatto 14.000 abbonati, cioè, nemmeno Ci una sono società alcune di Serie società B della Serie B che non fa hanno tutti disabonati. questi abbonati. Vabbè, questo è un campionato un po' particolare, sai, un campionato dove c'è il Catania che l'ha stravinto, poi c'è Lamezia, che è l'eterno incompiuto, no? Ogni anno spendono soldi e poi non riescono a salire. E poi, vabbè, quest'anno Marignanese e Aversa hanno fatto, diciamo, praticamente delle squadre piene di giovani, imbottite di giovani, però mettere il giovane non significa che tu comunque metti qualità, cioè il Ecco, giovane deve infatti essere un io giocatore di qualità, quindi vorrei Aversa fare è andata bene per 2 anni una puntualizzazione consecutivi. su questa idea del progetto giovani. Spesso tanti dirigenti si riempiono la bocca di questo slogan, il progetto giovani, però entriamo a gamba tesa nell'argomento. Nessuno aggiunge dopo la parola giovani quello che invece hai fatto tu adesso, di qualità, perché far giocare, tra virgolette, i ragazzi o ragazzini, perché il rimborso è ecosostenibile e quindi fai una stagione da un punto di vista finanziario di investimenti limitati, un conto. Mettere giovani di qualità sulla quale si crede, che hanno anche delle prospettive importanti di crescita a medio lungo termine, è tutt'altro paio di maniche. E poiché gli under sono obbligatori, è complicato trovare giovani di qualità per tutto il comparto di interregionale, anche perché poi la domanda che poi vorrei porti è duplice. Ma questi giovani, chi li deve crescere? Il campionato di C con l'ex Berretti, le società di Serie A con la Primavera, l'interregionale con gli under, l'eccellenza con gli under obbligatori? Cioè, tutti questi ragazzi ci sono di qualità? Ho finito poi il percorso di tutela per età, poi si devono trovare tutti o quasi tutti un bel lavoro, tantissimi al di là del calcio. Allora, riparto dalla tua frase finale. Tantissimi si devono trovare un bel lavoro. Questo è poco, Ma di sicuro. ma è sicuro. Beretti Primavera, io vedo solo Primavera 1, dove ci sono giocatori importanti, ragazzi importanti. Vedi Lecce, vedi Torino, vedi Empoli, vedi Atalanta. Primavera 2, Primavera 3, io consiglierei a un figlio, consiglierei a qualcuno che io tengo di fare sempre una serie D a Brindisi, a Barletta, a Casarano, a Caserta, dove ti forma, perché devi entrare in quegli spogliatoi dove all'interno degli spogliatoi ci sono dei veri e propri criminali, Calcisticamente parlando, calcisticamente gente che ha parlando. fatto 300-400 Quindi partite tra C, D. il Jack Sparrow della serie D.
e ce ne sono tanti, tu ne hai conosciuti tanti, assolutamente. Qualcuno l'hai anche allenato. Qualcuno, per onestà intellettuale, devo dire che immeritatamente ha fatto la D, perché c'è stato un momento della loro carriera in cui, se avessero avuto meno sfortuna, una testa un po' più raziocinante, una maturazione diversa, un contesto societario, tecnico-tattico diverso, beh, questa è gente che si trova in D per, tra virgolette, per scambio, perché sicuramente aveva i mezzi e le qualità per fare la C e taluni anche la B a buonissime livelli. Ma anche un contesto. E anche in questi decenni, anche in questi 2, 3, 4 anni, anche, in D ci sono visti questi tipi di giocatori. Ma anche un contesto sociale e familiare diverso, che noi purtroppo abbiamo conosciuto in tutti questi anni, tu prima da calciatore, poi da allenatore, io da direttore, tanti ragazzi bravi che purtroppo venivano da contesti sociali e familiari un po' particolari, si sono ritrovati a 19, a 20 anni con un figlio, con una moglie, e quindi hanno dovuto abbandonare perché dovevano lavorare. Allora io penso sempre che tanta gente parla di giovani, di calcio, di giovani, però parecchi secondo me hanno veramente le capacità tecniche, capacità tattiche e la pazienza di, poi vanno aspettati. Sì, di aspettare i ragazzi. Io, per me, se un ragazzo è bravo, io sento spesso parlare 2001, sì, ma quello è under, 2002, sì, ma quello è under. Ragazzi, 2001 e 2002 c'hanno 20 anni, 21 anni, 22 anni, giocano in Serie A, in Serie B, in Spagna. Senza scomodare Gavi, che bravissimo. Magari sono fenomeni a parte, però sono una serie di risorse che 19-20 anni ci hanno già minutaggio importante in Liga e Liga. Vinicius, quelli sono giocatori che si nasce. Fenomeni con la F maiuscola. Bravissimo, si nasce, sì. Però ti ripeto, io sento, come hai detto tu, no? giovani, ma i giovani devono essere giovani di qualità. Esempio, Sorrento Calcio. Giovani, hanno una tradizione, a livello di settore giovanile, e poi portati in prima squadra, al di là di quelli poi ceduti alla Juve o in altri e non hanno paura di farli giocare. Qualcuno però mi potrà dire sì, però Sorrento è un salotto, tu vai là, ti vai a vedere la partita, o vinci o perdi o pareggi, non succede nulla. Vai a fare una squadra di giovani a Caserta o a Brindisi o a Barletta, poi vediamo quello che succede. Io penso che i tifosi nel 2023 vanno educati, cioè vanno educati nel senso che in senso buono, sì, avere una pasta intellettuale in estate, di spiegargli che magari quell'anno è un progetto di transizione, bravissimo, per una crescita biennale o triennale. In 3 anni vorremmo arrivare in Serie C. È meglio che arriviamo in 3 anni, o è meglio che spendiamo 700-800 milioni in un anno e poi l'anno dopo non ci possiamo nemmeno iscrivere al campionato? Quindi io farei questo tipo di ragionamento. Allora parliamo di chi ha fatto investimenti, di chi magari ne ha fatti di meno, di chi ha investito sul top player o preso un totale della categoria, su chi invece ha costruito il cosiddetto giochismo, cioè ha fatto una squadra tale che attraverso il gioco si è poi stata là sopra. Io partirei dal girone della Gavese, perché gli Aquilotti sono sempre primi a 59 punti, le Pugliesi dietro non mollano, perché il Nardò a 55, il Brindisi a 53, il Casarano e il Barletta a 50, sembra che non vogliano giustamente mollare nulla. Però questo è un girone in cui la Cavese li ha messi un po' tutti in riga, e salvo il fanalino di coda Pudiolana, l'aritmetica gli dà ancora possibilità di salvezza. Poi le altre campane sono la Nocerina 29, che è in zona play-out, e poi a Fragolese e Gladiator un punto sopra. Diciamo che la Nocerina domenica c'ha uno scontro importante col Nardò. È vero che il Nardò insegue la Cavese, però a Nocera oggi gara secca a casa loro, rischia chiunque di lasciarci le penne. E quindi la Nocerina rischia seriamente di fare d'ago della bilancia in zona promozione, di tirarsi fuori. E magari la Fragolese con la Pudiolana, il Gladiatore che c'ha la partita, l'anticipo col Martina, potrebbero tutte più o meno nell'arco delle prossime settimane, se non già da questo weekend, tirarsi fuori, mettersi a metà classifica. E quindi questo è un girone che parla campano
per la Gavese che vola verso la C, ma anche per le tre sorelle più o meno nobili decadute, la Fragolese, Gladia, Loro e Nocerina, che pare possano tirarsi fuori dalle sedie. Ci dispiace per la Pugliolana, perché Pozzuoli poi avevano fatto tanto, la famiglia aveva portato il calcio da pianura a Pozzuoli, avevano fatto un grosso progetto. Purtroppo è una battuta d'arresto, però credo che cioè, il calcio a Pozzuoli è di una tradizione, Domenico Conte pieno è qualcosa di bellissimo. Pozzuoli si parla 7 giorni su 7, 24 su 24. Sì, è una città, è una cittadina che vive di calcio. Cittadina che vive di calcio, che se sta nelle prime posizioni del campionato, Barletta che ne fanno 5.000 e stanno quinti, io penso che poi ci dovrebbe essere un altro Domenico Conte di fianco per riempirlo. Io ricordo il Conte di Eziolino Capuano con la squadra con gli sconti un po', ma non era sempre pieno, dovevi veramente fare a botte per provare a entrare, perché era pieno come un uovo. E anche uno degli ultimi anni in cui ho giocato, la squadra di Onofrio Barone, che faceva prima il centrocampista e poi il manager e giocatore, che era una squadra, quella di Maddaluno, che era una squadretta che si imbarcamenava tra la zona playoff e i margini della zona playoff, è un Conte sempre pieno, c'era sempre gente, quindi a Pozzuoli c'è una voglia di calcio che purtroppo quest'anno, per tutta una serie di motivi che magari approfondiremo magari in un'altra puntata, si sono un po' persi, però avevano fatto investimenti, perché Samarra è un allenatore di categoria superiore, a un certo punto hanno pensato a Campilongo, che sicuramente ha mezzi, idee e risorse da allenatore di serie B, una squadra comunque la carta fatta bene, e poi hanno un ragazzo che tu stimi tanto, un difensore giovane, una specie di cane forte, cane inteso a livello di feroce determinazione, di cattiveria agonistica, di marca sulla tua forte, bravo di te. Se ce ne parli un pochino, perché questo è uno una delle poche note leader della Pugliolana. Sì, sì, sì. Tale Escobar, uno spagnolo, molto, molto, secondo me molto, molto bravo. 2003, difensore centrale, può giocare a 3, può giocare a 4. Vabbè, Francesco, nel trittico davanti, alla fine, come dice il nostro amico comune, a Govino, esce fuori sempre la qualità delle squadre, sì, no? Quindi in questo trittico praticamente di squadra, tra costi di gestione e qualità vista in questo campionato, manca solo la Fragolese, del buon presidente Niutta, e manca la Pugliolana, che comunque la Pugliolana è vera che è ultima, però comunque hanno fatto investimenti importanti. Hai parlato di Sasamara, hai parlato di Campilongo, a dicembre la squadra è stata completamente travolta, esatto. Quindi non sono andate bene alcune cose, però io dico sempre che chi non lavora assolutamente lo sbaglia, quello è in dubbio. Uguale anche a Fragola, quest'anno non c'è stato il giusto affiatamento, il giusto connubio tra società, tifosi, squadra. Ed è un peccato, perché tu, a prescindere, tu li conosci bene, perché sì. Lavori con loro, però loro hanno due o tre eccellenze del girone, e taluno anche in prospettiva, perché i 13 gol del buon Longo sono un bottino di tutto rispetto, sì, visto che il capocannoniere sta a 15. Poi hanno questo provitolo, questo 2004, una specie di armadio a tre ante che il Napoli ha voluto mandare in prestito per fargli maturare esperienza, perché in primavera era giocato a Boffelli. Fare un po' lo stesso discorso secondo che l'anno scorso aveva fatto con Baietti. Più forti Boffelli. Io l'ho visto, il suo provitolo c'ha braccia lunghe, c'ha un'apertura all'aria, sembra una specie di giocatore di basket. Perché 1,94, 1,95. Bell'animale. Se mette un po' di non credo di che Boffelli arrivi a 1,90 m. Io in televisione, su canali che trasmettono la primavera, l'ho visto più basso, secondo me, di provitolo. Poi può essere quello che mi poi giocare a Fragola in porta da titolare, infatti, quasi tutto 2004, e una società che ha tradizioni. Non ci dimentichiamo che a Fragola è stata la patria di Giovanni Pascarella, prima di andare alla Battipagliese dei fratelli Pastena e cannibalizzare la C, sfiorare la B. A Fragola ha fatto 7-8 anni ed era una specie di mito, la squadra di Citarelli, la squadra di la Fragolese degli anni, metà degli anni 80, che poi era quello che voleva fare il presidente, cioè rinverdire un passato storico a livello di C. Ma il calcio purtroppo non è una scienza esatta. Assolutamente. Quest'anno abbiamo fatto una squadra
forte, credevamo forte, però purtroppo sono venuti fuori un po' di limiti caratteriali di molti giocatori, non di uno, ma di molti calciatori. Lo spogliatoio ha avuto un po' alti e bassi, c'è stato vari problemi con la tifoseria, con il presidente Newton, quindi tante cose non sono Non andate si sono incastrate, come ovviamente. dovevano andare. Io volevo farti una domanda, nello specifico, su Afragola. Può essere che il fatto che la squadra ha dovuto giromagare si sia un po' scollato l'amore tra la piazza e la squadra, inteso come staff, come dirigenziale, staff societario, gruppo squadra? Perché poverini, praticamente il magazziniere. Non sapevi il giorno dopo per il giorno prima dove li dovevi portare l'attrezzatura per allenarsi. Può essere che questa sorta di transumanza ha un po' finito per stancare il gruppo squadra e allontanare o rendere estremamente, come dire, critici la tifoseria di Afragola? No, Francesco, io non credo sinceramente a queste cose, con la verità. perché sono pragmatico. Tu pensi che il calcio sia Non cuore, cervello, palle e applicazione. Bravissimo, io non credo a tutte queste cretinate, a tutte queste stupidaggini, tipo dobbiamo allenarci sul sintetico perché poi la domenica dobbiamo giocare sul sintetico, ci dobbiamo allenare sull'erba perché poi la domenica dobbiamo giocare sull'erba. Io tutte queste cretinate non ci credo. Cioè io, se io sono forte, vinco sull'erba, sul cemento, Quello sulla sì, sabbia, sicuramente. sulla plastica, io vinco, cioè, la Cavese ha vinto dappertutto. La Cavese non si allena a Simonetta Lamberti, una volta si allena da una parte, un'altra volta si allena dall'altra. San Marzano in eccellenza, facciamo una piccola parentesi, Sì, anzi, facciamogli i complimenti. complimenti, sono saliti in D, squadra più forte, costruita per vincere, con un allenatore che è tra gli allenatori più vincenti in Della assoluto categoria e della anche oltre, categoria e perché anche poi oltre. si è misurato anche in contesti più Io sopra e ha sempre fatto bene. stimo molto Fabiano come persona, perché riesce sempre a tenere i gruppi forti, riesce sempre a tirare fuori dai gruppi E poi loro. la cosa che mi piace di Franco, perdonami, conveniamo Sì. se sei d'accordo con me. Lui si adatta al materiale umano che c'è, cioè se Bravissimo. c'ha il centravanti posizionale. Palla lunga accorciamo. Se c'è un centravanti Io di movimento, sponda e taglio degli esterni. non Se c'è il sopporto. centrocampista cattivo che marca la mezza punta avversaria. Se c'ha più qualità Amico, sopra la media, giro palla. È uno che si cala nei contesti dove il lavora. Pragmatico, calcio di Fabiano non è spettacolare, però è efficace e porta efficace. risultati. C'è tanta sostanza, Assolutamente. quindi parecchi allenatori spesso fanno l'errore di essere presuntuosi e di giocare per forza in quel modulo, però spesso e volentieri non hai giocatori adatti e quindi ti devi adattare tu ai calciatori, tipo come fece Sarri primo anno, che voleva fare 4-2-3-1. Dopo le prime tre partite si fermò un attimo e il senato disse: mister, non lo possiamo fare 4-2-3-1, passato a 4-3-3. Là c'è anche l'intelligenza di E chi c'è l'intelligenza. recepisce le istanze del gruppo piuttosto che Bravissimo. mettersi Il San contro. Marzano quest'anno si è allenato sul campo in erba sintetica a Striano e ha giocato a Sarno, sempre erba sintetica, però Striano di ultima generazione, campo nuovissimo, Sì, assolutamente. e Sarno chiaramente erba un po' consumata. Poi è Sarno, andata a scusieri, vincere, di no, poi è 10 anni fa era andata un'eccellenza, a vincere, è oggi è andata a un po'. vincere su dei campi tipo Castel di Sangro e altri campi un po' particolari a livello di manto erboso e quant'altro. Io non credo, queste sono le scuse dei perdenti. Cioè, quando qualcuno dice: ma sì, ma noi abbiamo perso perché abbiamo fatto colazione, non ci hanno dato il succo di frutta. E allora torniamo un attimo ai vincenti. Cavese che va a Gravina, Nocerina che Partita. ospita, Nardò che va a Nocerina, perdonate, Nocerina che ospita il Nardò, c'eravamo capiti che volevo dire. Insomma, c'è veramente la possibilità che possa eventualmente crearti. Partite difficilissime. Sì, Capite? A anche Gravina, la trasferta della Cavese, tu pensi che se la sì. Noi debba giocare fino abbiamo all'ultimo? giocato a Gravina, abbiamo pareggiato, campo stretto e lungo, un campo molto particolare, erba naturale. E poi quando vai in Poi Puglia loro hanno hanno necessità perché 23 punti sono in necessità. piena zona playout, rischiano Bravissimo. addirittura di finire
scavalcare da Lavello, e dunque bravissimo, un pericolo di zona retrocessione. Con Lavello qualche settimana fa lo davano per morto, invece è risorto, e quindi partita molto difficile. Nocera, difficile che si passa, perché c'è un pubblico meraviglioso, una piazza che muore per il calcio, quindi partita molto molto difficile. A Fragolese Puteolana, ahimè, secondo me sarà diciamo l'atto finale per la Puteolana, che mi auguro al più presto possa ritornare in D, se non addirittura con un progetto sicuramente importante della famiglia di Costanzo, di arrivare in Lega Pro, perché secondo me la piazza di Pozzuoli merita. No, ma poi di Costanzo a Pianura hanno dimostrato di avere sì. Non solo voglia di vincere, ma di programmare la vittoria, di mettere i tasselli giusti al posto giusto. Hanno fatto il passaggio da Pianura a Pozzuoli perché ahimè il Simpatia è un campo delizioso, è una specie di bomboniera, ma non è possibile programmare una crescita esponenziale che ti possa portare ad una D a vincere, se non addirittura a ipotesi di professionismo, cosa che invece c'è a Pozzuoli. Pozzuoli, se tu hai un progetto serio, se tu praticamente ci sai fare, la piazza ti ama, tu se potessi fare calcio anche solo con gli sponsor, con le persone che ti stanno attorno e ti danno una grossa mano. Io auguro veramente a Puteolana, sì, di un veramente un futuro importante. Girone G. Qua pare che non si voglia trovare un padrone, oppure non si possa trovare un padrone, perché almeno le prime tre, che sono tre squadre campane, fanno a gara chi cerca di vincerlo il campionato, e quindi Sorrento e Paganese 55 in coabitazione al primo posto, la Casertana che insegue a 52, la Palmese sta facendo un campionato meraviglioso in piena zona playoff a 44, il Cassino e la Lupa Frascati a 43, se il campionato terminasse adesso è il Cassino che andrebbe ai playoff per la classifica USA. Però mi chiedo, questo grande campionato del Cassino, squadra più giovane in assoluto. Assolutamente sì. Lo scorso anno loro hanno ceduto questo ragazzo 2003 al Sassuolo, della quale si parla in maniera eccezionale, questo Kevin Miranda, ma non solo, perché poi hanno ceduto Gherardi alla Lazio, portiere fortissimo, 2006. Hanno ceduto Antonellis in 2006 al Frosinone, hanno ceduto un altro paio nel 2006 al Perugia. Cioè, a Cassino fanno calcio con tre lire, e un sacco di giovani bravi. E questi però giocano in prima squadra e poi spiccano il volo per altri contesti, e a differenza di altri under che gli dicono mettiti lì nei mezzi spazi o addirittura laterale con i piedi sulla linea, questo Miranda faceva il difensore centrale in quarta serie a 17-18 anni, titolare, e dunque vuol dire che, tornando alla battuta iniziale di inizio trasmissione, facevi tu, il giovane di qualità non deve necessariamente fare numero e giocare sui lati per non fare danni, come dicono i senatori, ma può giocare in mezzo, può fare il centrale difensivo, può fare il metodista, può fare il centravanti, può fare il portiere. I danni li fanno anche i grandi, li fa in Serie A, volta sì. Figuriamoci in queste categorie. Kevin Miranda è stata una scoperta di mister Grossi Alessandro, che l'anno scorso stava a Cassino, e quindi lo portò lui 2 anni fa in prima squadra, fece delle apparizioni, poi con il nuovo allenatore, che è molto bravo, giovane, molto molto bravo, che già gli è stata rinnovata la fiducia per l'anno prossimo, è esploso questo Miranda ed è stato dato alla Lazio. Al Sassuolo, scusami. Loro quest'anno hanno Mazzaroppi, 2003, una mezzala, molto molto forte, molto molto forte sto ragazzo. Già, se non sbaglio, ha fatto 5-6 reti. Giocatore tipo Damiano Tommasi, te lo ricordi? Uno di gamba, uno che si inserisce, uno che praticamente di mezzo là si fa sentire, fisicamente molto forte, quindi... ma si deve solo fare un plauso a queste società che fanno giocare questi ragazzi. Poi, le tre là davanti, io dico occhio alla Casertana, perché 9 partite, 7 vittorie, un pari, una sconfitta, questi si sono portati a 3 punti dalla prima. Poi tu poi mi insegni, no? È una cosa andare a giocare a Caserta davanti a 100 persone 9 partite fa, una cosa andare a giocare a Caserta ora davanti a 3 o 4 mila cristiani. Caserta è un altro contesto, dove parlano di calcio dal lunedì alla domenica, ora, 24.
Franci, ora ci credono perché giustamente hanno fatto un rincorso importante, anche perché la Casertana era insieme alla Paganese la squadra da battere. C'è stato questo Sorrento dei Miracoli, allenato alla grande da Assolutamente, da Maiuri, Maiuri. che secondo me è un ottimo allenatore, un allenatore che, ecco, Posso come ha farci detto una, prima, posso darti un là? allena ciò che la società gli mette a Assolutamente. disposizione. Ti posso dare un là, un assist. Come Mentre il Sorrento ha distribuito in maniera più o meno equanime i gol e punta sul gioco di Maiuri, non c'ha un vero e proprio cannibale dell'area di rigore. Se ci fai caso, il capocannoniere del girone è De Felice della Paganese con 15 gol e lo insegue Ferrari alla Casertana con 14. Quindi 2 su 3 hanno il puntero importante che, sì. come si dice in gergo, butta le porte per terra. Il Sorrento ha un collettivo che lavora in funzione del gioco di squadra, perché poi Maiuri è uno che 4-2-3-1, 4-3-3, magari con inesperienze diverse come a Ma Nocera, con un aspetto di sottopunta, barra trequartista, è uno che si lascia affabulare, affascinare da sistemi più o meno proattivi, propositivi. ha creato Eric Herrera play davanti alla difesa, Assolutamente. trequartista extramurfi, Lo ha Cedignola, rigenerato, gli fa fare altri 10 anni di carriera, sì, l'ha secondo me. rigenerato davanti alla difesa, giocatore tipo Marzullo che metti davanti alla difesa e quindi con i piedi che ha Herrera può giocare altri 10 anni. Quindi... Assolutamente. E poi hai detto molto molto bene, fra le tre, Sorrento, Paganese e Casertana, il miglior calcio lo esprime sicuramente il Sorrento. Lo esprime il Guarda, Sorrento mi perché... dispiace dirlo. Di queste tre, magari alla fine gioirà solo una e le altre due è un peccato perché sarebbe lecito, sarebbe giusto, sarebbe bello Il che. calcio più bello di questo girone, il Sorrento, con difesa alta, pressing, inserimento delle mezzali, gli esterni che piedi invertiti molto larghi che poi si buttano sempre dentro, i due terzini che accompagnano l'azione sempre, quindi, Un bel però gioco va a finire, propositivo. come hai detto tu, che alla fine la Non Casertana o necessariamente la Casertana, ma anche la una Paganese, gode e le altre due si dovranno sì. magari accontentare e È un questo peccato, è è un veramente peccato. un peccato. Prima parlavamo di ragazzi al di là di Miranda che sembra che abbia solo l'età cronologica del ragazzo, ma mentalmente è già un calciatore orientato verso sviluppi importanti a Sassuolo. Sviluppi di carriera importanti. Sì. E poi parlavamo di chi fa giocare i giocatori under in mezzo al campo e non defilati se non addirittura in porta. Ecco, i gironi delle campane, le squadre campane hanno sempre avuto. Abbiamo parlato di Provitolo, c'è questo ragazzo ex Cavese 2003 Paduano che tra Marignanese e Palmese ha fatto bene. Il portiere della Cavese Colombo non è più un ragazzino, 2001. però questo è Però extra. la Under 21 di San Marino, attenzione. ex Juve Primavera, questo è un giocatore La, importante. la, la come dice il direttore sportivo di casa, che non sono io il direttore sportivo di casa, ma è mio figlio, la Cavese ha puntato tutto sul portiere, su Colombo 2001. Tra quelle che praticamente stanno lottando per il campionato, l'unica squadra che è il portiere 2001, già con esperienza, è proprio la Cavese. Sì, E perché poi là questo ragazzo viene ha Là fatto si esperienza a vede, Juve, sì, e là è si stato a vede Arezzo, ha fatto la già una. programmazione e la bravura del direttore che insieme all'allenatore ha costruito la squadra, mentre gli altri hanno portato 2003, 2004, 2002. Loro hanno puntato con il 2001 in porta perché comunque gli dava più, come si dice, più garanzie. Poi il Anche perché 2004, questo è spendibile eventualmente l'anno anche prossimo in in C, C. come no, Mentre come no. invece, per esempio, un altro ragazzo importante che è Baietti, un 2003, che lo scorso anno ha stravinto il campionato Ex difendendo Napoli. ex Napoli, difendendo la porta del Giugliano, quest'anno è andato a Casarano, non si è ripetuto perché Casarano è una realtà un po' Particolare. particolare. Il Napoli ha fatto la stessa cosa con voi della Fragolese dandovi Provito. Provitolo, però ti devi costruire una carriera, mentre invece la Cavese con Colombo, nell'ipotesi in cui facesse il salto in C, non deve poi rivolgersi altrove, ce l'ha già in casa. Ma i giovani bravi ci sono, c'è cioè Cordato 2003 della Fragolese, Rivoli 2003,
Oppola del Brindisi. Oppola 2004, attaccante del Brindisi, quest'anno ha fatto due reti al Viareggio. Virgilio della Fragolese, ex Sorrento, il play davanti alla difesa, giocatore molto bravo tecnicamente. Quindi c'era anche Balde della Noceria 2004, che è andato con la Lazio. Se Francesco, è sempre il ragionamento che facciamo da anni, e te, se uno va sui campi e si mette a osservare i giocatori e non viene martellato o martorizzato tra virgolette tra il procuratore, l'intermediario, la zecca garbugli, giocatori bravi ci stanno. Se uno lascia lavorare un direttore sportivo in un certo modo, senza che gli dà le pressioni del papà, dell'amico, dello sponsor, i giocatori bravi ci sono. Alla fine escono perché ci sono giocatori bravi. Ragazzi, con questa perla di saggezza di Massimo Lombardi, Francesco. L'ultima curiosità, Juve Stabia che mette in lista di svincolo il Radi, italo marocchino 2001 del Sorrento Mezzala, ha fatto 5-6 gol quest'anno. Giocatore che dovete andarlo a vedere. Ok, con questo io poi quando vedo queste cose dico, allora è giusto che io stia a casa sul divano, oppure perché uno che mette in lista di svincolo, giocatore 2001, 1,87, 1,88, centrocampista, mezzala, di gamba, di corsa, che ti fa 5-6 gol in Serie D, allora significa che io e Francesco dobbiamo darci all'ippica o qualche altra cosa. Però sì, di calcio non ne capisco. Mia figlia si è dedicata infatti agli sport equestri, fa sì, jump 70, ma è una bambina. Mi porti con te a vedere perché... Ma io e te a cavallo, io per esempio... Ma noi ci dobbiamo disintossicare. Sì. Allora, con questa ennesima perla di Massimo Lombardi, Francesco Infranca, Massimo Lombardi, torniamo grazie, un attimo ieri. Vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, ancora con i dilettanti, che dilettanti sono solo per la legge 91. Grazie a tutti.